E l'ultima tragedia dell'immigrazione racconta di 10 migranti soffocati su un barcone. L'accusa di Medici Senza Frontiere potevano essere salvati. Giulia Palmieri. E in questo momento abbiamo a bordo persone che hanno dovuto viaggiare con i cadaveri dei loro compagni e compagne a bordo, hanno dovuto identificare i corpi dei loro parenti, una donna ha dovuto identificare il corpo di suo fratello minore. Quel ragazzo ora è in uno di questi 10 sacchi di plastica neri. Era partito insieme a sua sorella dalla Libia, salito su una barca che a stento riusciva a stare a galla e rimasta alla deriva in mare aperto per 13 ore. Sono stati i volontari di Medici Senza Frontiere a soccorrerli e a trovare i corpi di chi è rimasto soffocato dalla calca e dall'odore di carburante nella pancia della barca. L'abbraccio nella foto scattata dall'equipaggio di Geo Barents. A bordo sono in 186, compresi i bambini. 3 salvataggi in un giorno, dalle acque sarmaltesi a quelle libiche. La nave ha chiesto un porto di destinazione, ma non ce l'ha ancora. Le ONG umanitarie ripetono basta con queste morti evitabili, 1236 solo quest'anno, calcola l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Non sono intervenute le autorità nazionali, ma una flotta civile, ricorda Alan Fon, che ha intercettato per primo l'SOS di quel barcone in avaria. Inaccettabile, scrive Medici Senza Frontiere, che si muoia ancora così alle porte dell'Europa. I video degli attentati nel cellulare, il proselitismo in rete, il sogno di diventare una martire.